Ciao a tutti, sono qua che ho pensato di fare un video del genere perché mi trovavo nel mio bagno e non è che volevo fare le pulizie di fine anno, però visto che dovevo mettere a posto alcuni prodottini nel mio scaffalino, ho detto tiriamo fuori tutte le cose che non uso e vediamo un po' quelle che ho comprato sotto influenza di perché e per cosa. E ho messo tutto dentro uno scatolone, così vi volevo far vedere le merite cazzate che si comprano durante l'anno, perché questo qua l'ho comprato durante l'anno. Mi rendo conto che comunque non uso, ho provato e non riesco ad usare, ed è ora di buttare, perché tanto se tengo lì mi rendo conto che non uso. Allora, cominciamo da questo sapone nero della Biodeva. È un sapone nero bio. Allora, questo prodotto qua io l'ho usato, però brucia da bestia, ce n'è ancora, adesso non voglio far vedere perché è abbastanza liquido, però ce n'è ancora un po' meno della metà. Io comunque mi sono impegnata, l'ho usato, però brucia un sacco la pelle, che ha la pelle come molto fine, io la pelle molto fine, tendenzialmente secca qua, magari un po' grassa, mista diciamo, una mista così, però comunque molto delicata, mi sono resa conto col tempo. Questo è un sapone, c'è scritto delicato, naturalmente emolliente, idratante, grazie all'olio d'olive. Stica, no, non è tanto... è abbastanza potente, tant'è che qualche volta l'ho usato anche per smacchiare tipo delle macchie, delle tovaglie, delle cose, e comunque lava. I pennelli però ho provato a lavarli per riciclarlo, però mi rende le setole dure e non è una cosa troppo aggressivo. Un altro prodotto che ho comprato non è da tantissimo, è della Dermogella Bebè Bagno Baby, per il bagnetto dei neonati. Allora, sta cosa qua, se potete sentire, è completamente liquida, c'è anche la polvere sopra perché l'ho messo lì, non l'ho più usato, cioè è proprio un liquido acqua con un odore schifosissimo, che io spero che nessuno faccia il bagno al proprio bambino con questa roba qua, perché sembra acqua sporca, ma non so se è proprio originariamente così, perché non mi sono azzardata a comprare il secondo flacone, assolutamente. Poi un altro prodotto che ho comprato sotto influenza del tubo, per adesso il sapone nero anche sotto influenza di qualche video di YouTube mi sono fatta prendere, vabbè, quello comunque poteva andare bene come poteva andare male, dipende dalla pelle. Un'altra cosa che non sono riuscita assolutamente a terminare è questo balsamo al cocco della Mil, che comunque l'ho sentito pulcizzare, è arrivato qua. Dopodiché mi affloscia veramente tanto i capelli, ho provato anche a fare il co-wash una volta sola, mi sono trovata benissimo, che comunque i capelli te li lava, anche se usi il balsamo e lo zucchero, però è laborioso, cioè è molto più rapido per me farmi un shampoo che farmi il co-wash. Ma chi è che dice che se non hai tempo di farti lo shampoo, fai il co-wash, devi mettere il balsamo con lo zucchero, poi lasciarlo in posa, poi sciacquarlo, cioè è come fare una maschera, faccio più in fretta a farmi uno shampoo. Comunque questo non sono riuscita a terminarlo perché con i miei capelli cozza. A proposito di capelli, questa schiuma Onde Ricci, anche se io ho i capelli, come vedete, leggermente mossi, tendenti più sul liscio, nel senso, se li faccio lisci, senza anche fare la piastra, mi stanno magari anche dritti, però se li faccio un po' mossi con la spuma, mi rimangono anche quel mosso un po' così. Allora ho comprato questa, ma questa qua è assolutamente piccica, mi fa una cosa che il giorno dopo devo lavare, una schifezza assurda, ma dico per me, e non sono riuscita a terminarlo, è lì. A proposito di shampoo, di capelli, un'altra cosa che non sono riuscita a finire, anche perché, cioè, io sono ormai 4-5 anni che mi lavo solo con prodotti bio per i capelli, e tutte le volte che tento in questo periodo di introdurre qualche prodotto di linea normale di supermercato, come questo qua del Viv, che è un balsamo crema, sempre questo balsamo, cioè i miei capelli lo rigettano proprio, cioè non riescono proprio, si sporcano, non stanno puliti, subito li vedi sporchi. Io invece i capelli così, c'è stato anche dei periodi che l'ho lavati ogni 7 giorni, nonostante io faccia attività fisica, cioè comunque usando prodotti che i miei capelli accettano, stanno puliti, cioè io li lavo perché li devo lavare, però non è che sono grassi o che cosa. E questo qua è un prodotto che non sono riuscita, questo balsamo, a finire, e niente, non lo userò proprio.
Un'altra cosa che purtroppo non sono riuscita a finire, ce l'ho più da un anno, ce l'ho da di più di un anno, ce l'ho da maggio del 2013, ho scritto la data, è questa famosissima crema della Queen Helene all'avogado, è una maschera, ma non so che dire, io è purificante, probabilmente anche questa per me è un po' aggressiva, anche se non mi ha mai dato screpolatura o quant'altro, però non è che vedo la differenza facendo sta maschera, una cosa, cioè vedo molto più differenza facendo con quelle polveri, che con le erbe di Jans che vi ho fatto vedere, la rosa damascena, l'amla, queste cose qua che sono in polvere, i benefici li vedo più evidenti, no? Invece questa qua, dopo che ho fatto questa, cioè alla fine poi l'ho abbandonata, ce ne manca poca, però non mi dava soddisfazione, allora è inutile stare lì con la faccia che poi dopo oltretutto adesso d'inverno è pure, te la fa bella fresca, ti prende perfino freddo. No. Allora, poi un'altra cosa che non sono riuscita a terminare, non so neanche perché lo comprate. Probabilmente questo qua è il mini size della Nivea Intimo. E niente, non mi piace. Non mi piace, non so che dirvi la sensazione. Ah, probabilmente queste cose qua, non so, ditemi che voi ci sono all'inizio delle casse dei supermercati. Probabilmente ho visto che costava pochissimo, ho detto, vabbè, lo prendo. Per provarlo, però non mi piace. Nivea Intimo, detergente, la camomilla, estratto di camomilla e acido lattico non mi piace. Un'altra cosa che ho preso, Travel Size, questo qua lo vendono al Bennett. Ho detto magari mi serve il latte detergente della Cleven. Per carità, una volta l'ho usato, per carità, solo quello da dire. Un'altra cosa che ho abbandonato dopo una settimana che usavo è il Pertrops Advance ed è questo sbiancante della Pertrops 4D. Questo è perché ce ne sono di varie tipologie, 3D, 4D, non so che cosa. Comunque pulisce, protegge, risplende, questo è il 4D. Allora, mi ha sensibilizzato i denti in una maniera spaventosa, nel senso che bevevo un sorso d'acqua anche a temperatura ambiente, mi sentivo fischiare i denti, ho detto, ma cosa mi succede? Cioè, subito non avevo collegato, poi ho smesso dopo 2 giorni che ho smesso di usare questo dentifricio, perché poi uso lo spazzolino elettrico, probabilmente questo, quello spazzolino elettrico era troppo aggressivo e mi ha tolto il primo strato, la dentina, no? Proprio il primo strato di protettivo dei denti, per cui ogni cosa mi ha sensibilizzato tantissimo i denti. E non l'ho finito. Poi un'altra cosa che vi feci vedere in un haul che ho preso da Ecoverde è questo gel contorno occhi della Verde Sativa che vi feci anche vedere come prodotto che non mi è piaciuto. E purtroppo non l'ho buttato subito, questo risale a quest'estate, l'ho tenuto lì e ho detto magari lo riuso. Niente, non riesco a usarlo. Per me il gel è troppo, asciuga troppo. Io ho bisogno di un contorno occhi molto molto idratante, molto cremoso, perché ho la pelle molto fine, per cui questa cosa qua il gel asciugandosi si ritirava e di conseguenza mi faceva un effetto ancora peggiore, no? Una cosa proprio pessima. Poi, ramanando sempre nelle armadietti del bagno, mi sono trovata questa dopo sole, non dopo sole, questo solare della Lierac, che meno male che non mi segno perché i solari hanno una loro scadenza, anche se comunque relativa. Comunque questo qua l'ho comprato a marzo del 2013, ha fatto già un anno, marzo del 2014, e non può fare di nuovo marzo del 2015. Quest'anno non l'ho di nuovo ricomprato, a parte che c'avevo questo. Questa è una crema invisibile, protezione antirughe e antimacchie. Lo pagai anche abbastanza, abbastanza caruccio, mi ricordo, però lascia un pastone in faccia. Sì, è abbastanza sul naturale, adesso non so dirvi bene, però non aveva delle schifezze dentro particolari. Però ti lasciava proprio le due dita di strato bianco, un pastone unico. E io ho finito qua. Per adesso nel bagno mi sembra di aver messo a posto tutti i nuovi prodotti che ho comprato ultimamente, che devo ancora aprire. E questa roba qua gli do il giro definitivo perché tanto non uso, è inutile che
Sì, va bene, magari un mese, due lo potete ancora far svagare nel bagno per vedere se proprio non trovate un uso alternativo, ma poi i prodotti comunque invecchiano e non bisogna tenerli lì, secondo me, perché non va bene poi usare un prodotto che magari è stato aperto già da parecchio tempo, anche se comunque non si mangia, la pelle lo assorbe lo stesso. E fatemi sapere anche voi se magari in questo ultimo periodo dell'anno, svuotando qualche armadio, vi siete trovato qualche cadavere che non avete magari buttato subito e ci avete pensato, e poi invece alla fine non c'è alternativa. Va bene, io vi saluto. Ciao.